bel momento questo di grande gioia, la gioia del nuovo Papa. Io spero di riuscire stasera a fare questa riflessione con voi, perché sono davvero molto emozionato. Molto emozionato perché chi è stato eletto Papa è veramente un uomo fedele al Vaticano II. È un uomo che ha voluto darsi questo nome straordinario per la prima volta nella storia del papato, il nome di Francesco, il che significa che vuole una chiesa fedele al Vangelo, una chiesa semplice, una chiesa povera, una chiesa che obbedisca solo al Vangelo. Noi avevamo soprattutto bisogno di questo. La crisi nella quale ci siamo trovati in questi ultimi tempi è una crisi che coinvolge, è vero, tutto l'Occidente, ma è una crisi che ha fatto anche la sua apparizione nella Chiesa. Ecco, chiedeva che ci fosse un mutamento forte, ci fosse un segno di rinnovamento e di riforma. E dobbiamo dire che il collegio cardinalizio, scegliendo il cardinal Bergoglio, ce l'ha dato. Ce l'ha dato davvero. Non possiamo neanche dimenticare che è un cardinale che rappresenta il conclave che ha eletto Benedetto XVI, e anche questo quindi acquista un ulteriore significato. Io sono davvero felice e spero di riuscire a fare questa riflessione con voi bene, senza essere troppo distratto dal mio cuore che fa davvero, canta un Te Deum dentro al Signore come non ho mai cantato nella mia vita per l'elezione di un Papa. Gioia di essere qui tra di voi, questa chiesa di Treviso che conosco, che ho frequentato, che amo. Gioia di aver detto sì al nostro vescovo, col quale mi lega davvero una straordinaria amicizia, e io ho anche molti debiti verso di lui, perché quando ci siamo conosciuti ed era la congregazione dei religiosi come segretario, ho conosciuto in lui un uomo evangelico, un uomo davvero che mi è stato di grande sostegno e di grande forza, ed è per questo che se lui mi invita io sono qui con molta convinzione e con molta amicizia. Sono ormai trascorsi 50 anni dall'inizio del Vaticano II, ma quella novella Pentecoste, così la voleva Papa Giovanni. Qualcuno di voi si ricorderà che Papa Giovanni compose una preghiera in preparazione al Concilio, una preghiera che si recitava in tutte le chiese, e in cui Papa Giovanni, in quella preghiera, aveva espresso al Signore la richiesta che il Concilio fosse una novella Pentecoste per la Chiesa. Guardate che in questa locuzione, novella Pentecoste, c'è innanzitutto tutta la qualità profetica di Papa Giovanni, ma c'è davvero l'intenzione che ha guidato tutto il Concilio. Vorrei anche dirvi che storicamente mai, mai si è detto che il Concilio poteva essere una nuova Pentecoste. Mai. Papa Giovanni invece ha osato chiedere al Signore che quel concilio lo fosse. Ora questo concilio ha 50 anni,
chiede ancora una piena ricezione e un'adeguata realizzazione da parte della Chiesa. Per molti aspetti, storicamente va detto, la realizzazione dei concili comincia a essere davvero decisiva e apparire dopo 50 anni. Mi ricordo appena che 50 anni dopo il Concilio di Trento, il Cardinal Bellarmino Roberto, con una lettera al Papa, chiedeva: quando inizierai a realizzare il Concilio di Trento? Questo perché, insomma, non disperiate, e forse è maturata la stagione della realizzazione del Vaticano II in maniera più decisiva. La mia generazione, testimone in prima persona del Concilio, è legata in modo particolare a quell'evento che tante speranze ha suscitato non solo nella Chiesa, ma in tutto il mondo. In questi decenni la mia generazione ha potuto verificare delle conferme, talvolta anche delle contraddizioni arrecate al Vaticano II. Sono stati anni di trepidante attesa, che talora si è tradotta in gioia di fronte alla conferma dello spirito del Concilio e all'attuazione dei suoi propositi, dall'altra in disappunto, quando il Concilio è stato disatteso, ma anche quando è stato contraddetto nelle sue istanze più profonde. Certo, se per molti aspetti si può affermare che l'evento del Vaticano II è irreversibile, e dunque irreversibili i cammini intrapresi nella Chiesa proprio in obbedienza al Concilio, va anche detto che è sempre reale la possibilità di dimenticare un Concilio, di minimizzarlo, anche solo ricorrendo a un'insidiosa formula che abbiamo sentito soprattutto gli ultimi 20 anni, la formula di ripensare il Concilio. Ma finché le mie riflessioni non vi paiono astratte, è necessario che dica alcune cose del Concilio a beneficio di chi oggi si trova ad essere erede, senza essere testimone di quell'ora di grazia. Innanzitutto, il Concilio Vaticano II è stato un evento assolutamente inatteso, perché nella Chiesa Cattolica era opinione comune che dopo il Concilio Vaticano I e la definizione dell'infallibilità pontificia non fosse più necessario convocare un'assise conciliare. E poi occorreva far fronte a una difficoltà concreta inedita: come radunare insieme 2500 vescovi in un'assemblea? Al massimo le assemblee conciliari erano state di 400 vescovi, ma 2500 vescovi. Come poter rendere un'assemblea eloquente, di confronto, capace di tracciare una riforma della Chiesa? Eppure Papa Giovanni, che più volte dirà di aver voluto il Concilio per ispirazione dello Spirito Santo, e dirà: contro il parere dei suoi collaboratori e della stessa Curia Romana, quel 25 gennaio del 59
a meno di 3 mesi dalla sua elezione, indisse il concilio. Basti ricordare che l'Osservatore Romano, e l'organo ufficiale del Vaticano, dedicò a questo annuncio uno scarno comunicato. Erano tutti sorpresi, quasi faceva paura una tale notizia. Nei mesi successivi il Papa precisò le sue intenzioni. Sarebbe stato un concilio finalizzato a un vero e proprio rinnovamento. E usò la celebre parola da lui coniata, straordinaria, aggiornamento. Tenete nel cuore questa parola. Non è ammodernamento della Chiesa. Non è mettere la Chiesa secondo delle soluzioni mondane. No, è aggiornarla all'oggi di Dio. Formula teologica pregnante, straordinaria. E dalla sua apertura fino alla sua conclusione, la Chiesa visse questo evento straordinario. Tutti i vescovi di tutto il mondo chiamati a tracciare la strada su cui la Chiesa avrebbe dovuto camminare verso la fine del millennio. Sappiamo che come in ogni concilio ci sono state difficoltà, contrapposizioni, ma va anche detto che Paolo VI, con la sua sapienza raffinata, portò a compimento il concilio permettendo una grande unità di sentire tra i padri conciliari. E questo si tradusse anche nella stesura di alcuni testi destinati a illuminare l'attuazione delle decisioni prese. E su questi testi voi avete meditato. Li cito perché devono sempre restare presenti come le stelle del concilio. Innanzitutto la Dei Verbum sulla parola del Signore, che chiudeva un esilio di un millennio almeno. E sono generoso a dire che la parola di Dio era da 1000 anni in esilio rispetto al popolo di Dio. Sono generoso, perché ormai da un millennio non si conosceva più la lingua in cui la Bibbia era scritta, in latino. Non si davano traduzioni ed era vietato al popolo di Dio leggerla. Ancora nel 1954, quando mi fu regalata una Bibbia, io ero molto devoto, fin da allora, vedete, ero un cattolico doc, chiesi al parroco il permesso, e il parroco mi disse che lui mi poteva dare il permesso e che avremmo scritto una lettera insieme al nostro vescovo di Acqua. E conservo la lettera del vescovo, si conceda a cotesto fanciullo, sotto la guida del suo parroco, di poter leggere le parti più facili della Bibbia. E andavo a mettere però le mani avanti. La Dei Verbum significa veramente la fine dell'esilio della parola. Significa affermare il primato della parola di Dio nella comunità cristiana, nella vita della Chiesa. Il secondo testo, straordinario, la Sacrosanto Concilio sulla liturgia, che è stato il primo ad essere approvato. E anche questo ha il suo significato, perché sia Papa Giovanni che Paolo VI pensavano che la vita della Chiesa nasce e generata dalla liturgia, e che solo innanzitutto rendendo limpida la fonte è possibile poi che i rigagnoli di questa fonte siano davvero fiumi di acqua pura dissetante. Venne subito dopo l'altro grande testo che riguardava la Chiesa. E questo significò davvero un'altra visione della Chiesa.
il cardinal Bellarmino, che vi ho citato prima, la cui ecclesiologia regnava di fatto fino a Pio XII, diceva che la Chiesa è una società visibile, e sto citando lui, come lo sono il Regno di Francia e la Repubblica di Venezia. Immaginatevi la Chiesa ridotta a una società, una repubblica. Pio XII aveva già corretto quella visione. Nel 1943, con molto coraggio, aveva parlato della Chiesa come corpo mistico di Cristo. E fu già un atto veramente, oserei dire, rivoluzionario nel senso di mutamento profondo di una visione. Ma il Concilio ebbe il coraggio di dire una parola in più, di dire che dunque la Chiesa era un mistero. Attenzione, mistero non significa enigma, come diciamo noi nel nostro linguaggio normale, è un mistero, per dire capisco nulla. Mistero come parola cristiana significa qualcosa che Dio rivela, su cui Dio alza il velo. E se è un mistero, allora sono tante le definizioni della Chiesa. È la casa di Dio, è il tempio dello Spirito, è il corpo di Cristo, è la sposa di Cristo, è la Gerusalemme. Ma in quel momento il Concilio aggiunse qualcosa che era nuovo: popolo di Dio. Popolo di Dio significava dire: vediamo la Chiesa intera, vediamo la Chiesa innanzitutto come una realtà in cui ci sono i cristiani, c'è un popolo in cammino verso il regno, certo è un popolo ordinato, il Concilio ne ha mai dubitato, è un popolo in cui ci sono dei pastori, i vescovi. Ci sono poi dei presbiteri che aiutano il vescovo in questa guida del popolo di Dio, ma è un popolo la cui grande dignità è data dal battesimo, sicché di fronte a Dio, lo dobbiamo dire con forza, un cristiano battezzato ha la stessa dignità del Papa. A livello di dignità il Papa non è più di un cristiano, perché il battesimo ci rende tutti figli di Dio. Il ministero, il servizio, questo certamente non è di tutti. E Dio ha voluto nel suo popolo che ci siano dei pastori, e Paolo dirà, ha voluto che ci siano anche dei dottori, e ha voluto che ci siano anche dei profeti, e tanti altri ministeri, che sono servizi. Ma l'unità della Chiesa è data da questa immagine straordinaria, popolo di Dio. Un'immagine nuova, attenzione, che non introduceva, come posso dire, qualifiche mondane. Qualcuno l'ha capita male, ha pensato che in questo ci fosse dire un populismo. Può darsi che più tardi qua e là nella Chiesa ci sia stata una non comprensione e si sia magari letto questo termine in modo ideologico. Ma il Concilio no. Quando dice popolo di Dio, dice quello che tutta la Bibbia nell'Antico Testamento attribuisce a Israele: un popolo scelto da Dio, chiamato da Dio, sostenuto da Dio, in alleanza con Dio. Ecco perché in questo testo noi abbiamo prima il mistero, capitolo primo, poi la visione del popolo di Dio, poi si parla della gerarchia, si parla anche dei religiosi, si parla anche di Maria, che è un'altra figura della Chiesa, Maria la Madre del Signore, e si conclude in maniera meravigliosa che quel popolo di Dio ha un orizzonte scatologico, scusate la parola difficile, ma all'orizzonte, alla venuta di Cristo nella gloria, all'apertura del Re. E infine l'altro testo è quello
che reggeva la Chiesa nel mondo, Gaudium et Spes. Un testo anche quello che significò la fine di una Chiesa intransigente e autoreferenziale, chiusa come in una cittadella. Tutti noi sappiamo che a partire dal Rinascimento, dunque cinque secoli prima, l'uomo aveva cercato un'autonomia dalla Chiesa. E in quell'autonomia aveva espresso innanzitutto un'autonomia a livello di ricerca scientifica, Galileo, un'autonomia a livello anche di politica, gli stati, un'autonomia anche a livello di etica. La Chiesa non ha saputo accompagnare questo cammino dell'umanità. Temeva di perdere gli uomini e di conseguenza ha cominciato a prendere posizioni intransigenti, si è sentita cittadella assediata. Certamente è il momento in cui contro la Chiesa si scateva la riforma protestante. Poi arriverà l'illuminismo e la rivoluzione francese. Ecco, sono secoli in cui la Chiesa conserva l'identità imburendola e anziché dialogare col mondo, condanna il mondo. Papa Giovanni volle proprio rompere questo. Disse che giudicare la società solo guardando i suoi mali significava essere profeti di sventura. Papa Giovanni ebbe il coraggio di dire all'inizio del concilio che ormai la Chiesa preferiva la misura della medicina della misericordia. Ma tutti noi ricordiamo che Gregorio XVI, quando scrisse la sua enciclica, fu intitolata proprio l'enciclica in cui dice Virgam Confession, bisogna ormai usare il bastone nella Chiesa. Due visioni differenti. Ecco, vedete, il concilio ha significato questo, ha significato dire apriamo una strada, facciamo un esodo. E dopo quel cammino apparve ben presto con chiarezza la questione della ricezione del concilio. Se alcuni spiriti ingenui ritenevano che l'applicazione del concilio nella vita della Chiesa sarebbe stata rapida e semplice, chi era dotato di discernimento comprendeva invece che le vere difficoltà sarebbero nate alla fine del concilio. Il concilio non era la fine di un viaggio, era il preparare la carovana per iniziare un viaggio in un terreno che nessuno conosceva, su strade non percorse. Il concilio chiedeva un vero rinnovamento evangelico della Chiesa, ma voi sapete nelle vostre vite, come so io nella mia, che il rinnovamento, la conversione sono la cosa più difficile. E mica vero che la conversione è facile. Ognuno pensi a sé. Diciamo di volerci convertire, ma i nostri peccati li amiamo, li custodiamo, i nostri vizi ci seducono. Tutt'al più sentiamo il dovere di cambiare quando i nostri vizi ci fanno male fisicamente o quando gli altri li scoprono. Ma se i nostri vizi li nascondiamo e non ci fanno male alla salute, prima di convertirci ce ne vuole. Lo sapete tutti. Per la Chiesa è la stessa cosa. Non era facile convertirsi, ma se uno leggeva il Vangelo bene sapeva che più appare nella storia la croce, il Vangelo, più si scatenano le potenze avverse. E così è stato. Le potenze avverse, maligne, messe al muro dall'epifania del Vangelo, hanno reagito con più forza.
e poi vale per la Chiesa, quello che vale anche per noi, che non si abbandonano delle pratiche a cui siamo abituati in un giorno. Non ci si libera in un istante di gesti che si sono trasformati in riflessi condizionati, tale il loro grado di assimilazione. Non si cambia in pochi giorni una mentalità che ci abita. A tutto questo va aggiunto che nel dopo concilio, appena il dopo concilio iniziava, nel 68, ci fu quel fenomeno rivoluzionario che poneva fine alla modernità. Lo sappiamo tutti, è stato un momento di crisi, è iniziata una grande crisi culturale e antropologica che forse l'umanità, almeno negli ultimi secoli, non aveva mai conosciuto. E certamente anche il 68 spaventò insieme alle novità del Concilio. E da quel momento chi era spaventato dalla grande novità che la Chiesa con fatica cercava di realizzare obbedendo al Concilio, ma spaventato dalla novità che ormai emergeva nella società, tutti voi la ricordate, la società è stata spaventata dai movimenti del 68, che non intendo movimento del 68 solo quelle contestazioni studentesche che erano l'epifenomeno. Nel 68 significa la nascita della soggettività di tutti. Significa l'inizio del femminismo e della liberazione della donna. Significa il 68 che c'è davvero la voce dei poveri, siano del terzo mondo come qui, che si è messa ad essere eloquente e a urlare. Erano grandi mutamenti. Tutto questo spaventò le persone della Chiesa. E allora, ricorrendo a una schematizzazione, ma non voglio farvi un'analisi precisa, sarebbe troppo lungo, vorrei dirvi che emerse attorno al Concilio una differenza di interpretazione. Non seguo in questo l'analisi fatta da Benedetto XVI, il quale ha parlato di ermeneutica, voi lo sapete, la parola è difficile, significa insomma un tentativo di spiegazione, e Benedetto XVI, appena fatto a Papa nel discorso della Curia, disse: c'è stata una comprensione del Concilio come riforma e c'è stata una comprensione del Concilio come rottura. E Benedetto XVI giustamente diceva: non è possibile ammettere una rottura. Guai! La Chiesa di prima è la Chiesa di adesso. Anche nei cambiamenti, l'identità della Chiesa cattolica risale certamente a Pietro e a Gesù Cristo, e nessuno può inventare un'altra Chiesa. Però io ricorro a un'altra interpretazione, a un'altra linea che ho sempre sostenuto nei miei scritti, prima di quella analisi di Benedetto XVI, e dico che sul Concilio da un lato si è manifestato un'interpretazione restrittiva e altri hanno cercato un'interpretazione accrescitiva. Così, in questa forma, ho rispetto di tutti quelli che hanno cercato di realizzare il Concilio in buona fede. Quelli che non sono in buona fede, credo che intanto i loro sentieri si perdano da soli senza che nessuno glielo dichiari. Cosa significa un'interpretazione restrittiva? È possibile di fronte a dei testi cercare di restringerne la portata.
Se io faccio ad esempio una realizzazione letterale, tendo a restringere una possibile realizzazione. Se invece io colgo nei testi conciliari una dinamica che sia aperta, io faccio una interpretazione accrescitiva. Ecco, nel post-concilio, e dovremmo dire fino ad oggi, ohimè, ci sono queste due interpretazioni che continuano abbastanza a contrapporsi. Per l'interpretazione restrittiva, ciò che conta sono i testi, e basta. Per l'interpretazione accrescitiva si dice non solo i testi, ma anche l'evento del concilio, lo spirito. D'altronde, quanti vescovi sono tornati dal concilio dicendo che il concilio li aveva convertiti? Anche in Italia. Molti vescovi dissero così, perché quella prassi di ascolto reciproco, quel confrontarsi, quel decidere insieme, era cosa a cui la Chiesa non era abituata da secoli. È la Chiesa dei primi secoli che faceva questo. Il grande principio della Chiesa ancora medioevale era che ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere assolutamente confrontato, deciso. C'è la formula latina, non ve la dico, ma è restata nel diritto, Quod omnes tangit, ab omnibus deliberare. Deve essere deliberato da tutti, è una formula inventata dalla Chiesa, è mica dal diritto romano. Il concilio era stato una scuola di questo, se volete una scuola di conciliarità. E indubbiamente molti dicevano occorre continuare su questa strada. Altri certamente si spaventavano e cercavano di mantenere un passo più lento che rispettasse anche quelli che con fatica dovevano adeguarsi ai nuovi assetti. Che dire? Queste due correnti si sono opposte. Qualche volta c'è stata grande tensione, soprattutto a livello dei teologi, ma ohimè, anche a livello di comunità cristiana qualche volta si è giunto, soprattutto attorno alla liturgia, soprattutto in questi ultimi 10 anni, noi che avevamo ricevuto dal Concilio l'Eucaristia come sacramento della comunione, l'abbiamo trasformata invece in un luogo di conflitto. E questa è una bestemmia enorme. Il Signore ce ne chiede racconto. Perché ha voluto l'Eucaristia perché tutti si raccogliessero in unità. E se l'Eucaristia diventa luogo di conflitto, quelli che la fanno diventare luoghi di conflitto devono pigliarsi tutta la responsabilità di fronte al Signore, perché loro lacerano la Chiesa. E noi oggi abbiamo questa situazione, che abbiamo gruppi nella Chiesa che lacerano la Chiesa, che dividono la Chiesa. E mi permetto di dire questo, lui non me l'ha mai detto, ma siccome ascolto tanti vescovi, l'ho scritto nell'articolo stamattina sulla stampa, ci sono dei gruppi che non permettono neppure più ai vescovi di essere quelli che fanno la comunione nella Chiesa. Non lo permettono, non perché i vescovi siano inadeguati, ma perché loro vogliono il conflitto all'interno della comunità cristiana. E questo è uno dei punti su cui ci dovremmo interrogare. Ma detto questo, che ha voluto essere una contestualizzazione del concilio, passo a un itinerario più puntuale sulla realizzazione, sulla ricezione del concilio,
e soprattutto per fare questo lavoro, voi me lo permetterete, io restringo la mia ottica, la mia osservazione alla Chiesa italiana. Non si potrebbe fare diversamente. La Chiesa francese ha recepito il Concilio diversamente dalla Chiesa italiana. Le Chiese del Sud America l'hanno recepito in modo diverso ancora, senza andare a cercare eventualmente i cammini su cui si sono messe le Chiese dell'Estremo Oriente e dell'Africa. Noi ci fermiamo all'Italia, anche se potrei tracciarvi con ugual competenza la situazione della realizzazione del Concilio nell'Europa occidentale, perché conosco le chiese di Francia, di Belgio, di Germania e di Spagna quanto quelle italiane, perché le frequento e perché sovente sono in mezzo a loro, come sto qui in mezzo a voi, per essere in conseguenza e riesco della parola. Primo punto per verificare la realizzazione: la centralità della parola di Dio. Ho già detto che grazie al Concilio la parola ha ritrovato la sua centralità nella vita della Chiesa. Tutti ne sono convinti, perché quella parola di Dio che giaceva cristallizzata nelle sante scritture, alle quali non avevano accesso se non i chierici, è diventato qualcosa che è presente nella comunità cristiana. Basterebbe pensare cosa ha significato in Italia la Lectio Divina. Un movimento che è nato in una maniera, oserei dire, molto nascosta nel post-concilio e si è dilatato. Su questo punto non voglio vantare certamente nessuna paternità, ma quando scrissi il libro del 71, pregare la parola Lectio Divina, in Italia non si diceva neanche la parola Lectio Divina, neanche i vescovi la dicevano. Lo stesso Cardinal Martini venne a chiedermi che cos'era la Lectio Divina. Lui allora era semplicemente un insegnante di Bibbia e percorreva le vie della meditazione biblica, non la Lectio Divina. Ma bisogna dire, grazie al Cardinal Pellegrino, grazie poi a Martini a Milano, ma anche c'è qui in quegli anni, davvero la parola di Dio è stata letta nello spirito, nella comunità cristiana. Ovunque si facevano incontri, corsi biblici, luoghi di ascolto, e questa è stata una cosa che in Italia è stata attestata, feconda più che dalle altre parti. Potrei farvi un paragone, ma se è vero che la Francia ha conosciuto già negli anni 50, attraverso i famosi self-biblique, un ascolto della parola, nel dopo concilio non l'ha avuto esteso come da noi. Da noi c'è stata davvero una grande ricezione di questo dato del concilio e si è letta davvero la parola, testo e Spirito Santo, testo e tradizione, si è letta la parola in ecclesia, nella comunità cristiana. Questo è qualcosa di straordinario. Da secoli nessuno conosceva. Invece questo è avvenuto. Ed è, fa effetto vedere oggi nel popolo cristiano normale, quotidiano, la gente più semplice, che osa dire delle locuzioni che prima neanche osava pensare. Obbedire al Vangelo. Il Vangelo ci dice. Non esistevano prima. Il che significa che il Vangelo è diventato una regola, un canone, e che è capace dunque di plasmare la vita delle persone. Poi con tutte, se volete, le contraddizioni, le lentezze, non vi voglio dare una specie di visione ingenua e idealista. Però
Noi siamo arrivati al punto con Giovanni Paolo II che in quel suo testo straordinario, La Novo Millennio in Eunte, il testo più profetico di quel Papa, il Papa osa chiedere a ogni cristiano di fare quotidianamente la lezione divina come preghiera. A ogni cristiano, non solo a noi religiosi, non solo ai chierici. Ai cristiani raccomanda la lezione divina, anche qui parola non spaventatevi, lo sapete, significa una lettura con l'aiuto dello Spirito Santo, una lettura della preghiera, dei testi del Vangelo, né più né meno. Certo, se c'è indubbiamente un cammino da fare, è proprio a questo livello di contatto assiduo personale con la parola di Dio. In 50 anni si è fatto un cammino impensabile, vi ripeto, bisogna andare al quarto, quinto secolo per trovare una situazione in cui i cristiani di una chiesa conoscevano la parola di Dio contenuta nelle scritture. Ma dopo il quarto secolo non è più successo. Ma questo è avvenuto ed è qualcosa di straordinario. La comunità cristiana, io credo, dalla parola di Dio troverà la forza per il più grande mutamento. Ci vuole tempo, ma ci sarà, non temete, ci sarà, perché oggi noi sappiamo che siamo affidati alla parola di Dio e che la parola di Dio può davvero cambiare le nostre vite. Secondo punto, la liturgia. Cosa c'è stato col Concilio a livello liturgico? Certamente la riforma più rigorosa, più creata, perché avete visto come diceva la gente, non so che va anche in Veneto, ci cambiano anche la messa adesso. Era normale. Dopo secoli di un tipo di messa, di un tipo di partecipazione, di colpo le cose mutavano. C'era l'introduzione della lingua quotidiana nella liturgia. E questo faceva scaturire un interesse, una partecipazione nuova. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, ma senza criticare o demonizzare il passato. Anzi, io vi devo dire che mi vanto dell'età e ringrazio Dio che mi ha fatto nascere nel 43. Ve l'assicuro, è una delle più grandi grazie, perché ho avuto una formazione cattolica completa prima del Concilio. E siccome il Signore mi ha dato una buona memoria, io ricordo perfettamente tutto prima. So dire ancora e accompagnare la messa in latino a memoria. E qualche volta sono andato a sbirciare qualcuno che adesso si mette a dirla e sono andato poi in sacrestia a dirgli tutti gli errori che lui faceva. Ma la messa era qualcosa tra me e mio padre. Perché io a 7 anni ho cominciato a studiare il latino per varie ragioni personali. E sapevo benissimo il latino. E il parroco mi diceva, Enzo, io e te diciamo messa, perché allora i chierichetti negli anni 50 erano qualcos'altro di quello che sono adesso. Chi se lo ricorda sa la consapevolezza che c'era. Il parroco mi diceva, adesso diciamo messa io e te. E dicevamo e ci rispondevamo. Lui mi assolveva e io l'assolvevo. E lui diceva, vedi la gente, poverini, dicono il rosario, e dicevano il rosario. Il povero mio parroco, che era intelligente, fece nel 51 una cosa per cui fu richiamato dal vescovo. Disse, adesso tu, ero io, al momento dell'epistola, vai alla balaustra e leggi l'epistola in italiano. E quando io leggo il Vangelo, sempre vi ricordate all'altare, tu lo leggi in italiano. E il vescovo lo biasimò dicendo che non si poteva fare questo. Ma la messa era, andiamo a assistere alla messa.
andiamo a prenderle. E io ero devoto fin da piccolo, ve l'ho detto, poi abitavo davanti alla chiesa, quindi non solo ho servito messa da 5 anni fino a 20 ogni mattina alle 5:30, ma poi ero sempre lì e parlo come usavo. Al momento dell'offertorio li mandava fuori, fai entrare gli uomini perché loro non entravano, e di che la messa poi non è valida, e dovevo spingere gli uomini dentro. E giunti al Padre Nostro, gli uomini uscivano tutti, e restavano le suore, i bambini e qualche donna vecchia. Perché non ci ricordiamo queste cose? Ripeto, senza demonizzarle, ma la messa è diventata celebrazione eucaristica, è diventata qualcosa a cui tutti possono partecipare. C'è la scrittura che viene donata in abbondanza. Dobbiamo ricordarcele queste cose. Io vi vorrei fare un calcolo. Calcolate quante messe ho servito da 5 anni fino a 21 tutte le mattine. Moltiplicate tutti gli anni per 365 giorni. E poi fate questo calcolo. Ogni mattina, sempre la stessa epistola e lo stesso Vangelo. Fratres non vos posso ignorare di dormienti vos. Io lo so che era memoria, ve lo canto anche. E io mi dico, ma pensate se ci fosse stato il lezionario di oggi, come oggi io conoscerei la Bibbia? E invece 2 letture per 16 anni. E la domenica c'era solo il Vangelo di Matteo, con una volta Marco, 3-4 volte Giovanni, 2-3 volte Luca, perché per forza Natale bisogna usare Luca, e solo lui che ci dava queste. Quindi vedete cosa ha significato un mutamento, ma questo ci ha plasmato senza che noi ce ne accorgessimo. E la liturgia è diventata qualcosa davvero a cui tutti partecipiamo, ma non con protagonismo, non era questo che il Concilio voleva, ma voleva che chi era presente all'Eucaristia si sentisse parte del popolo di Dio, capace di celebrare l'alleanza con Lui, di entrare nella comunione con Lui. La riforma liturgica è quella forse che si è realizzata di più nella Chiesa rispetto a tutte le altre istanze del Concilio. Noi lo vediamo. Il vero problema, diciamo la verità, oggi qual è? Eventualmente che le Eucaristie siano celebrate con serietà, che non siano celebrate con sciatteria, che chi predica faccia lo sforzo davvero di predicare il Vangelo e di non permettere solo alla sua mente di dire delle frasi messe insieme. Ma questi sono i problemi di sempre. Non sono dovuti alla riforma liturgica. Certo, la riforma liturgica è molto, molto, molto esigente verso i preti. Era più facile dir messa prima. Pensate solo a un prete che ormai deve dialogare con l'assemblea. Prima se ne stava girato al tabernacolo, si muoveva all'altare, nessuno lo vedeva. Poteva assumere tutti gli atteggiamenti che voleva. Se era assonnato al mattino alle 5:30, nessuno gli diceva nulla, tutta più se ne accorgeva il chierichetto. È chiaro che per loro è molto più esigente. Questo stare in dialogo con un'assemblea, devono acquisire uno stile. Non possono dire messa come si beve un bicchiere di vino o fare altri gesti. E per i cristiani l'attenzione, la vigilanza, la partecipazione costa. E io credo che il cammino di realizzazione debba essere questo. Ringraziamo i vescovi italiani per quel che hanno fatto sulla liturgia. Vanno ringraziati. Forse non c'è un episcopato, ve lo dico perché li conosco,
che è stato tanto convinto della riforma liturgica come l'Episcopato, soprattutto quello, oserei dire, dei primi decenni del Vaticano II. Oggi credo che non si potrebbe più fare una dichiarazione così netta e chiara che tutti vogliano la riforma del Vaticano II e la rispettino. Sarei più cauto, perché molte nostalgie sono entrate nella Chiesa, e nostalgie, attenzione, che secondo me rischiano di svuotare l'Eucaristia, rischiano di banalizzare la liturgia, rischiano di mettere la liturgia tra le cose di folklore che fanno parte di identità folcloristiche o del passato. No, non è facile, ma credo che la riforma c'è stata. Il vero problema è: siamo seri nel celebrare l'Eucaristia? Perché l'Eucaristia si è celebrata anche con serietà, lo dico sempre, ma anche solo da 4-5 persone, come succede in paesini di montagna, come succede in paesi di campagna, in cui sono 6-7 persone vecchie, pensionate, quasi tutte donne, non ci sono giovani. Se fanno dei canti, ohimè, la condizione è sventata, perché si può. Quindi non sono liturgie che appacinano, non sono liturgie faraoniche, ma se sono fatte con serietà, quella è la Chiesa del Signore. Quella è la Chiesa del Signore. Non importano gli orpelli, gli ornamenti, la serietà, lo stile. E quella è la Chiesa del Signore, di cui non se deve vergognare se poi è povera, se è fatta di persone semplici, se è fatta di persone vecchie. Nessuna vergogna. Cristo ama di più quelle membra che non eventualmente delle membra rilucenti, ma che rilucono e fanno luce semplicemente degli ornamenti del faraone, e non invece di anime cristiane che sono piene di fede e sperano tutto dal Signore. Terzo punto, la Chiesa. A partire dal Concilio, i cristiani sono tornati a porre al centro della loro prassi, della loro riflessione, la comunione. Mi preme dirvi una cosa. Se voi avete letto, se frequentate quel testo sulla Chiesa che ci ha dato il Concilio, Lumen Gentium, certamente voi trovate poco la parola comunione. Trovate soprattutto la Chiesa Popolo di Dio, la Chiesa Corpo di Cristo, cioè le acquisizioni di Pio XII e del Concilio. Però quando nell'85, 20 anni dopo la fine del Concilio, in un momento in cui qualcuno mise in dubbio la qualità del Concilio e cominciò a attaccarlo dicendo che era un concilio di minore autorità perché pastorale e non dottrinale, Giovanni Paolo II indisse un sinodo straordinario a Roma, chiedendo ai padri, venendo da tutto il mondo, di dire una parola sul Concilio. E i padri, è un sinodo cui io ho partecipato, non in prima persona, ma lavorando a quel sinodo col Cardinal Jung, quindi ve lo posso dire dall'interno, i padri dissero che la più grande grazia che Dio aveva fatto alla Chiesa nel XX secolo era il Concilio. Nel messaggio finale del sinodo, formula ripresa da Giovanni Paolo II fin nel suo testamento. Ebbene, nell'85 si cercò, ecco una interpretazione accrescitiva, si partì da Popolo di Dio, mistero, ma si finì per dire che l'ecclesiologia del Vaticano II era un'ecclesiologia di comunione. E il termine
sinodali e Giovanni Paolo II. E da quel momento sentite tutti ripetere che il Concilio Vaticano II ha fornito, ha generato un'ecclesiologia di comunione. Cosa aveva capito il Concilio? Certo, che la forma costitutiva della Chiesa è la comunione, secondo i sommari degli Atti degli Apostoli. I cristiani, avete presente, avevano un cuore, un'anima sola, mettevano tutto in comune, in coinonia, erano una coinonia, parola straordinaria greca da cui comunio e comunione. Bene, se è vero dunque che il Concilio ha cercato che la Chiesa sia una comunione, bisogna attuarlo. Ed è qui che noi abbiamo bisogno di un passo in avanti, come chiedeva Giovanni Paolo II sempre nella Novum Millennium, quando disse la Chiesa deve diventare una casa di comunione per essere scuola di comunione agli uomini. Sono formule straordinarie. Cosa significa Chiesa come comunione? Beh, significa che ciò che è più importante è che quelli che fanno parte della Chiesa comunichino tra loro, siano partecipi di una stessa grazia. Significa che sono legati tra di loro e devono tendere a sentire insieme un cuore solo e un'anima sola. Significa che devono condividere tutti i beni materiali e spirituali. Significa una logica che nel Nuovo Testamento si chiama la logica del com. D'altronde comunione è la logica del com. Cum unio, un'unione fatta insieme. Cum, in greco sì. E nel Nuovo Testamento voi trovate sempre fate le cose insieme, rallegratevi insieme, piangete insieme. Addirittura San Paolo arriva a dire che i cristiani devono commorire insieme. Qualcuno lo ricorderà. Noi cristiani siamo chiamati a convivendum e a commoriendum, seconda lettera ai Corinti. Perché la Chiesa è una comunione. Ma allora se la Chiesa è una comunione, che cosa deve attuare per essere tale? Soprattutto due principi. E sono due principi, ricordatevi, che non ci vengono né dal diritto romano né dall'eredità greca. Lo voglio dire perché sovente sembra che noi cristiani abbiamo preso quelle due eredità e abbiamo invece generato nulla. No! Innanzitutto abbiamo noi generato il termine persona e il senso della persona. Sono i cristiani che hanno detto che cos'è una persona, che non è solo un individuo, ma che è davvero qualcuno che ha una soggettività, un'identità che è altra da noi. Questo è un concetto cristiano, in cui dunque l'individuo è caricato di dignità. Ma l'altro termine inventato dai cristiani è sinodalità, synodos. Anzi, vi dirò di più, se voi andate a leggere i concili in latino, anche il Vaticano II, voi non trovate concilio un Vaticano II, ma trovate synodos. Perché synodos è una parola che dice syn insieme con odos camminare, cammina insieme. Quindi all'interno della Chiesa bisogna instaurare la sinodalità. Cioè significa, come vi dicevo, attuare quella formula, ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere discusso. Poi certamente la Chiesa è ordinata. Ci sono i vescovi che sono l'autorità suprema insieme al Papa, un'unica autorità suprema insieme. E hanno un posto preciso in questa realtà che è la Chiesa. Ci sono i presbiteri che li aiutano nel loro servizio di comunione e nella loro presidenza. Ma la Chiesa deve camminare insieme. Noi la sinodalità dobbiamo ancora attuarla. Il Concilio era molto timido e ha parlato di collegialità.
ma la collegialità è insufficiente, perché la collegialità, come vi dice i collegi, significa che attua una partecipazione per strati. C'è una collegialità presbiterale, c'è una collegialità episcopale. Insomma, se è vero che vedere la Chiesa in una piramide non è adeguato, coi termini collegialità è una piramide fatta come quelle babilonesi, a Ziggurat. No, sinodalità. Il Papa che cammina con i vescovi che camminano con i presbiteri che camminano con i semplici cristiani. Questo è tutto da attuare. E in questi giorni voi sapete che alcuni cardinali lo hanno chiesto con forza al nuovo Papa. Non è nulla di nascosto, il portavoce della Santa Sede l'ha detto, hanno chiesto più sinodalità. Ma questo è qualcosa che dobbiamo attuare nelle parrocchie, nelle comunità, nelle diocesi e poi a livello di Chiesa universale. E il secondo principio inventato dai cristiani è la sussidiarietà. Cioè, se in una realtà qualcosa può essere fatta dall'interiore, lascio che l'interiore la faccia e non faccio tutto io. La sussidiarietà, diceva Pio XI, è veramente ciò che è più urgente che i cristiani devono attuare. Pio XI. 1932 credo che ha fatto questa definizione. Noi dobbiamo, per attuare davvero la Lumen Gentium, la comunione, che la sinodalità e la sussidiarietà comincino a essere dei metodi con cui noi viviamo come Chiesa. Ripeto, tutto questo ordinato, niente di anarchico. La Chiesa resta gerarchica nel senso, attenzione, che ci sono degli archè da rispettare. Perché è chiaro che chi presiede la Chiesa ha una responsabilità che chi non la presiede io non ce l'ho. E c'è un'autorità che io non ho. Dunque non è un appiattimento democratico. La Chiesa non vive di categorie mondane come la democrazia, ma crede che il cammino sia fatto insieme. Il cardinale al quale io devo tutto nella mia vita fin dall'inizio come maestro e che mi è stato padre spirituale, il cardinale Pellegrino, quando scrisse la prima lettera pastorale, credo che la conosciate, era la camminare insieme. E Paolo VI gli mandò una lettera dicendo che lo ringraziamo. Un Papa che scrive un vescovo ringraziandolo di una lettera pastorale, ricordatevi. Perché quello dovrebbe essere lo stile con cui viviamo la Chiesa. Ultimo punto, Chiesa e mondo. Ecco un testo, quello del Concilio, che vi ho detto cercava soprattutto di riconciliare la Chiesa con l'umanità, non con il mondo come espressione del male, quel mondo che nel Vangelo di Giovanni significa il male incarnato in strutture, quello per cui Gesù ha detto io non prego per il mondo. Ma se il mondo è l'umanità, Dio ha tanto amato il mondo umanità da dargli suo figlio. Ecco, tra Chiesa e umanità un ascolto reciproco. Tra Chiesa e umanità una simpatia. E lì direi invece, non dirlo con abbastanza forza, ma alcuni si ricorderanno, quel grande discorso di Paolo VI, la Chiesa si fa dialogo, la Chiesa si fa ascolto, la Chiesa vuole ascoltare l'umanità e se anche gli uomini non avessero simpatia per la Chiesa continuerà ad avere simpatia per il mondo. Come avremmo bisogno che queste parole fisse siano di nuovo ridette. Io sono convinto che dal nuovo Papa ci saranno dette. Avete sentito stasera quando lui ha concluso dicendo che per la fraternità di tutti gli uomini.
da piangere in quel momento. Un Papa che dice sono qui a servire l'umanità perché gli uomini abbiano fraternità. Non ha detto per evangelizzare il mondo, questo sarà una conseguenza, ma il fine che il mondo può ricevere è che noi aiutiamo la fraternità tra gli uomini. Insomma, questo testo indubbiamente è stato realizzato. La Chiesa non è stata più nemica degli uomini, non è stata più su posizioni intransigente. Ogni tanto forse è tentata di questo. Ogni tanto qualcuno che con ogni probabilità non ha una grande salvezza di fede dentro, nella paura, invoca delle vie che non sono quelle cristiane. Mostrarci forti, contarci, mostrare i muscoli. E io quando li sento dire queste persone mi fanno pena. Mi ricordano quando ero piccolo che non stavo neanche in piedi, ma che magari di fronte agli altri dicevo adesso mi spacco la testa. Ma non stavo neanche in piedi. Sono le tentazioni di gente pusillanime che non ha forza in se stesso, direbbe Gesù. Non ha radice in sé, teme, teme le altre religioni, teme la concorrenza dell'isola. Ma voi immaginate che noi dobbiamo aver paura di questa realtà quando la nostra fede confessa un Dio uomo, quando la nostra fede dice che la via spirituale è nient'altro che umanizzazione e che se è umanizzazione è cristianesimo. Ma di cosa dobbiamo aver paura? Abbiamo paura di noi di non essere capaci di vivere il Vangelo, non degli altri. Ecco, all'interno di questo lo sforzo è stato grande. Io sono convinto che si apre un'epoca ancora più fedele al Vaticano II con questo pontificato. Le parole di stasera ce lo dico. Concludo. Forse avete sentito dire che il Concilio Vaticano II è stato un concilio pastorale. Sì, Papa Giovanni diceva che era pastorale. Ma guai se voi capiste che era pastorale, dunque non era un concilio dottrinale. Perché nel cristianesimo non c'è nessun atteggiamento pastorale se non si fonda sulla dottrina vera autentica. E ogni dottrina autentica deve essere pastorale, cioè deve essere detta, vissuta come il buon pastore. Quindi ringraziamo che si chiama concilio pastorale. Significa un concilio in cui i vescovi hanno voluto guardare la Chiesa, il mondo, gli uomini, come li guarda il buon pastore. Chi usa la parola pastorale per diminuire il concilio? Beh, insomma, fa un itinerario in cui prevalgono altri interessi e non quelli del Vangelo. Seconda cosa, si dice sovente che è stato il concilio della Chiesa. Non è vero, non è vero, non è vero. Anche questo va combattuto. È stato un concilio essenzialmente cristologico. Cristologico. Certo, non ha dovuto dibattere la cristologia del IV secolo, quella del credo. Ma è stato cristologico, mettete in fila anche solo i titoli. Lumen Gentium, mica la Chiesa, spero bene, andate a leggerlo, ma dice Gesù Cristo è luce delle genti, e la luce di Cristo delle genti si riflette sulla Chiesa. La Chiesa al massimo è la luna, non è il sole, è Gesù Cristo che è il sole. E vedete la luna cosa fa, a volte c'è, a volte non c'è. Dunque, stiamo attenti. Ma pigliate anche gli altri testi dei Verbi, la parola di Dio, cos'è Gesù Cristo? Cioè in realtà è stato un concilio cristologico, è stato Cristo al centro. Non c'è stata una Chiesa che si guardava in modo narcisistico. No, quando si è pensata, se si è pensata come popolo di Dio,
ma l'accento è su chi ha la proprietà del popolo, è Dio. Se ha pensato al corpo di Cristo, è Cristo che è il corpo. Senza Cristo, la Chiesa è corpo, ma cos'è corpo di cosa? Dunque è stato un concilio in realtà cristologico, la fede in Cristo. E concludo con questa immagine. Se vi capita, andate a leggere. Si apre la seconda sessione, nel frattempo è morto Papa Giovanni, il 3 giugno, vi ricordate? Riapre la sessione Paolo VI e l'apre con una solenne liturgia a San Paolo Florentino. A tutti i vescovi là, tutti trepidano e dicono: ma continuerà il concilio come Giovanni, come Papa Giovanni? Che immagine avrà del concilio? E a un certo punto Paolo VI alza lo sguardo, fa vedere l'abside, dove nell'abside, avete presente, c'è un pantocratore, un Cristo che viene enorme, e ai piedi, neanche grosso come il sandalo, c'è il Papa prostrato e inginocchiato. E Paolo VI dice: noi tutt'altro siamo quel piccolo Papa ai piedi di Cristo. E poi dice: Christus presieda, Cristo presieda questo concilio. E lo urla tre volte: Cristo lo presieda. Ecco la fede della Chiesa, ecco il Concilio Vaticano II. Ma l'impegno che abbiamo ancora noi ad attuarlo non è semplicemente un impegno di cambiare le strutture, di rimodernare la macchina. Il problema è davvero se noi vogliamo avere comunione con questo Cristo, ritenerlo Signore della Chiesa e delle nostre vite, se noi crediamo che Gesù Cristo è il Vangelo è Gesù Cristo, allora noi siamo davvero nella grande tradizione della Chiesa. Restiamo fedeli al Concilio. Altre vie, non solo non sono fedeli al Vaticano II, non sono veramente secondo il Vangelo. Grazie della